cominciata. Io devo salvare un po' di link. Ok, che c'entra Chrome Extension? Che cazzo vuoi Chrome Extension? Adesso facciamo lo spammino introduttivo, tutto quanto, eh. Oggi sono leggermente in ritardo, ma risolviamo presto. Ok, quindi questa è fatta. Ce l'ho tutte aperte, quindi. Poi mettiamo un po' di music. Dove sta la music? No, Tavern in Music, eccoci qua. Facciamo, finiamo lo spammino introduttivo. Cioè, finiamo, cominciamo in realtà. Ma che invita, che cazzo fai, Francesco? Mi sta perdendo il frame come se non ci fossero domani. Mannaggia il cazzo. Allora facciamo al volo. Live su Tarkir cominciata, prima live di Esplorando Tarkir o Tarkir che si dir si voglia. Stasera vediamo l'introduzione, il clan Abzan e Dromoka. Nel passato, nel presente e nel presente alternativo. Ok, così prima mi tolgo dalle palle. No, no, cosa condividi? No, no, Franci, no, no. Come si. Mannaggia il cazzo. No, pubblicazione, pubblicami il cazzo. Ah, pubblica le storie senza link. Bella idea del merda, Franci. Allora, sentiamo subito il link. Anzi, non mettiamo quel link. Rifacciamo sta cacchiarola. Lasciamo perdere.
Live su Tarkir cominciata, la prima live su Tarkir, esplorando Tarkir. Stasera vediamo l'introduzione al mondo, i draghi, dei draghi e dei Khan, e gli Abzan e Dromoka tra draghi, Khan, presente, passato e presente alternativo. No, non condividi un cazzo stavolta. Stavolta metti il fottuto link. Stasera sì, va così, la volgarità. Mettete bimbi a letto perché stasera. Ok, appunti. Ok, ora sì. Intanto mi sta ricrescendo la barba e sembro tipo barbone ubriacone del merda. Questa la eliminiamo. Non mi frega niente di quello che dici Instagram, fottiti. Poi via il telefono, così questa è finita. Poi mamma mia, oggi sono proprio ritardissimo, estremissimo, talmente in ritardo. E sono finito in una bolla rallentatempo, di cui parleremo domani sera, signori. Ravnica, penso che l'ho il nuovo Firaxis Shandar Tarkir. Eccolo qui. Abzan merda, eccoli qua, via. Ci mettiamo l'Abzan banner come folder. Quanti frame sto perdendo? Pubblichiamo, mandiamo su Telegram number 2, e questa sera siamo torta dai coglioni. Necrosera Foul, Necrosera. Sto ancora a finire lo spammino introduttivo e stiamo a 8 minuti. Oggi va così, oggi sono andato a rilento. Stavo finendo di mangiare, purtroppo. Esplorando, cominciato. Ok, vediamo un attimo di fare le cose più bene. Feed, storia, messaggio, gruppo. Archivio. Ecco. Olè! Un po', ok. Altre opzioni nel senso più un amico, un gruppo, una pagina. No, ok, stiamo a posto così. Ad postum. Ok, allora 3 frame 4 600 3 4.4% di frame droppati, 604 frame droppati, però è fermo a 604, quindi siamo stabili, signori e signore. Se ci sono signore tra di voi, non sentitevi escluse. Oh, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Finalmente si comincia. Ok,
No, non è vero per il chiaro, manco per il cazzo perché devo cambiare lo sfondo. Allora, lo sfondo. Che ci mettiamo come sfondo? Ci mettiamo. Non so io che ci mettiamo. Tarkir, Abzan. Ci mettiamo. Anafensa. No, analfenza non ce la mettiamo. Proviamo a mettere analfenza in un'altra maniera. Dove starà mai? Analfenza. O se no ci mettiamo una bella immagine di una terra. Del simbolo Abzan. No, una terra. Ci mettiamo, ecco, ci mettiamo la fetch. Oh, guardate come si sposa bene la fetch. Con tutte queste ossa di drago. Alle quali sono state tolte le scaglie, però. Che bello vedere Dromoka morta in questa maniera. Ah, dà soddisfazione. Peccato, peccato che sia ancora viva. Peccato. Bellissimo questo prato, esatto. Bellissimo questo prato di cadaveri, cosparso dei cadaveri dei draghi Dromoka. Che bello, che bello. Oh, poi cambierà l'immagine man mano che andiamo avanti nella serata. Quando andiamo a parlare di Fate Reforged cambiamo e quando andiamo a parlare di draghi di Tarkir cambiamo ancora. O meglio, anzi, qui in realtà vorrei sentire un attimo voi. Poi magari lo richiedo più in là durante la live. Cioè, adesso facciamo i soliti 20 minuti, arrivati a 20 minuti, tra 8 minuti cominciamo effettivamente a parlare la lettura. Ma vorrei sapere da voi come pensate che sia, cosa preferireste? Eh no, e dai, wizard di merda, Seed of Wizard di merda. Devi farmi la guida per i Planeswalker a Tarkir. Ah sì? Fai lo stronzo? Va bene, e io te l'ho copiata e incollata in archivio. In realtà neanche me lo ricordo, però sì, dovrebbe essere copia e incollata in archivio. Così impari a non farmi vedere le cose in italiano. Sito di merda. Ah, adesso me lo metti in italiano. Adesso sì. Prima no, adesso che ti ho minacciato, sì. Wizard merda. Se queste live prima o poi saranno sponsorizzate, cioè se c'era una minima possibilità che queste live prima o poi potessero venire sponsorizzate dalla Wizard, ce la siamo giocata, in realtà ce la siamo giocata un sacco di tempo fa, però non riesce a fare beat, come mai? Bella domanda, Ariello, bella domanda. Come funzionano? Vediamo un po', magari. Ah. Bisogna gestire però CIR, deve essere seguito un numero di bits che si intende donare. Hai rotto il cazzo, eh? Sì, grazie. Si può donare su Twitch, mi spiego che cosa mi sono di previsto, sotto i miei donare bits su Twitch. Per i miei bits è semplicemente digitare CIR nella chat. Dovrebbe essere seguito il numero di. Ok, allora provo a vedere se forse Stream Elements non me lo ha. Forse devo essere io a inserire il. Però come faccio a inserire il.
Provo a risolvere adesso tra in questi 5 minuti in chat, cioè in chat. Immagino, Riello, che tu abbia provato a fare cheer. Qui dice cheer, quindi forse è cheer, è punto esclamativo cheer, a meno che io non sia stato così coglione e badate bene, può essere da cambiare il comando. Commands, content, deny, emotes, sì, come se ce l'avessi. Giveaway, follow us, prima o poi dovrei farle le emote, però, tempo al tempo. Points, quote, tua madre, tua sorella. Forse se fai. Strana questa cosa, perché non ci avevo mai pensato effettivamente. Forse. Una possibilità è provare a fare, qui mi dai, ho la lista dei vari comandi. Quindi forse facendo punto esclamativo. Dove stavi? Perché c'è, allora, c'è il punto esclamativo donazione che l'avevo messo lì. Boh. Forse tips, punto esclamativo tips. Così? Che succede se io lo faccio? No. Ah, sì, aspetta, necro donazioni, dona MTG Lore Weaver Sita. Ok. Quindi se io facessi dona. Però fa passare per PayPal. Mentre se io faccio donazione, invece appare il link per PayPal, giusto? Sì, direttamente su PayPal. Allora mi sa che bisogna fare punto esclamativo tips, Riello. È che non sono veramente non ci ho mai pensato. Pensavo fosse una cosa interna allo stesso coso. Allo stesso Twitch, ma evidentemente non è così. Siccome non mi è mai capitato in questo anno che qualcuno volesse donare tramite Bits, ma in generale che volesse donare e basta, non mi è mai capitato di capire. Trasmettendo, possa la puoi donare. Non è tips, ok, non è tips. E allora non vedo, non devo di capire quando finiamo la live. Mannaggia la pupazza. Cioè, se io faccio. Mortacci tua! Se io scrivo cheer, non funziona. Conoscevo la contata se potevo. Beh,
su PayPal non puoi donare? Cioè, nel senso, no, non, nel senso, se hai collegato la carta di credito a PayPal, ti passa direttamente da carta di credito, no? Però dovrebbe essere integrato anche la possibilità di fare donazioni tramite carta di credito. Ah, non è. No, no. Ho la PostePay, ok. Però la PostePay è compresa. Vabbè. Ma non ti dico sta cosa, non è per dire vai a fare le cose su, posso farla anche un altro giorno la cosa, la donazione, non ti preoccupare. È per dire, a PostePay io ce l'ho la prende PayPal. Poi vediamo comunque, adesso mi informo su questi benedetti bit. A meno che in chat non ci sia qualcuno più esperto di me. Quindi praticamente chiunque. Sì, la PostePay praticamente se tu la colleghi, se tu hai l'account di PayPal, ti apri un account di PayPal, puoi collegare la tua PostePay. A meno che non sia una PostePay strana, non saprei. Però una normale PostePay, quelle gialle o quelle nere Mastercard, io sono tutte e due. Adesso dico anche il numero dietro, i tre numeretti, così proprio privacy check e mi rubano tutto. Sono entrambe connesse su PayPal, quindi attraverso PayPal poi i soldi li prendono dalla carta e tra PayPal li trasferisce come. Cioè, tu scrivi, voglio fare una donazione al sommo, 2 euro di donazione. PayPal prende 2 euro dalla tua PostePay che hai connesso, che hai collegato all'account e li manda a me, scaricandoli sulla mia PostePay. In teoria, in pratica dovrebbe comunque essere così. Poi non lo so, magari capace che fanno cose diverse. Che succedono cose diverse. Comunque, sicuramente mi informerò anche per le donazioni tramite Bits. Solo non adesso, appunto. Adesso ho provato a dare un veloce sguardo, però mi sembra di capire che bisogna approfondire. Tanto poi c'è il Salvatore Ranzulla. E pensiamo, ci pensiamo a fine live. Comunque ti tengo aggiornato, Riello. Grazie per la pazienza. E anche grazie per l'impegno di voler fare questa cosa qui. E dicevo, la cosa che volevo dirvi mezz'ora fa era: che cosa preferite? Io la mia idea per le live del sabato, appunto, di Tarkir sono vedere Clan X com'è nel presente dei Khan, com'era nel passato di Fenrir Forged e poi com'è diventato nel presente dei draghi. Insomma, seguire la linea temporale dei tre blocchi, diciamo. Presente, passato, presente, alternativo. Ma ditemi voi se invece voi preferite la seconda possibilità, che cominciamo dal passato per poi andare nel presente vero e proprio, nel presente alternativo dei Khan e poi nel presente dei draghi, che è l'attuale presente. Quindi leggere prima la guida a Fenrir Forged, poi la guida a Tarkir dei Khan e poi la Tarkir dei draghi. Per me, secondo me, la cosa migliore è fare Khan, Fate, esatto, anche secondo me, è meglio seguire l'ordine dei blocchi, per non andare troppo a confondersi. Paolo, tu che dici?
ovviamente anche tutti gli altri utenti in chat, se vogliono discutere di questa cosa, partecipare a questa discussione, sono liberissimi. Ok. Florence nel frattempo ah sì, ok, seguiamo le espansioni in ordine, perfetto. Ti vedo poco reattivo, Faol. Male, male, sul pezzo ti devi stare, pronto, sull'attenti. Ti chiamo subito, tac, sì, sommo, eccomi. E che cazzo? Come un falchetto, pronto. Vabbè, ok, seguiamo le espansioni in ordine, d'accordo. Allora, cominciamo quindi la lettura della guida per Planeswalker ai clan di Tarkir. Non vi farò vedere la capture dello schermo. Bravo, allora sei perdonato, sei perdonato. Perché mi sembra un po' stupidino comunque come cosa farvi vedere la guida, se volete, il link dello spammo poi dopo in chat. In ogni caso, cercate guida per Planeswalker ai clan di Tarkir, ve la potete vedere anche voi. E cominciamo quindi questa lettura, perché stasera esplorando, cominciamo la lettura della guida per Tarkir. Non ci sono artbook per Tarkir, quindi. Allora, un mondo dominato dai clan. Un tempo sul piano di Tarkir, o Tarkir, non ho mai capito come si dica, prosperavano i draghi. Generati da potenti tempeste elementali, squarciavano il cielo con il loro devastante respiro infuocato, terrorizzando i cinque antichi clan guerrieri. Tuttavia, i draghi andarono incontro al proprio destino tanto tempo fa, 1200 anni fa. Per molti anni i clan combatterono una guerra contro i draghi per la propria sopravvivenza, sperando di ottenere in qualche modo un vantaggio in questa lotta. In un momento di svolta cruciale, oltre un migliaio di anni fa, le tempeste cessarono e non vennero più generati nuovi draghi. Ah, ovviamente la guida a Tarkir è stata tradotta in italiano, quando ancora traducevano gli articoli in italiano. Quindi la leggerò in italiano senza che stiamo a fare come gli artbook, a fare le traduzioni in diretta. Mi sono fermato. Mi metto un po' più al centro dell'inquadratura. Ora sono felice e contento. In questa notte mentre guardi, ok, oltre un migliaio di anni fa, 1200 anni fa all'incirca, le tempeste cessarono e non vennero più generati nuovi draghi. Le loro schiere diminuirono e le sorti della guerra mutarono. Sappiamo che questa cosa è dovuta al fatto che Ugin è stato ucciso da Bolas, alleatosi con Yasova, il quale gli ha mandato contro i draghi e gli ha fatto un culo grosso quanto una capanna. Sì, diciamo che vi farò spoiler della storia fin dall'inizio proprio perché non ha senso. Non stiamo andando a raccontare la storia, stiamo andando a raccontare quello che c'è intorno, il mondo, appunto, esploriamo il mondo, quindi è bene conoscere i fatti storici fin da subito. Alla fine i guerrieri dei clan riuscirono a uccidere l'ultima delle bestie alate e a sterminare la loro specie. I draghi si estinsero sul piano e non vi fecero più ritorno. Nei secoli successivi i cinque clan reclamarono il dominio su Tarkir, crescendo ed evolvendosi nei potenti clan odierni. Guidati dai cinque khan, i clan diedero inizio a una guerra che dura ancora oggi, soffocando la terra con furiose battaglie. Ognuno dei clan cerca di sottrarre territorio agli altri e alcuni bramano il predominio assoluto. Le caratteristiche dei draghi. Ah, ovviamente i nomi dei clan sono Abzan, Jeskai, Sultai, Mardu e Temur. In questa realtà. Sebbene i clan siano stati la causa dell'estinzione dei draghi,
Ognuno di loro si ispira ancora a una caratteristica della natura dei draghi. I forti guerrieri del deserto, del clan Abzan, sono noti per la loro resistenza, incarnata nelle loro armature realizzate da scagli di draghi caduti. I Jeskai, monaci e saggi dei monasteri, studiano le arti mistiche e ammirano l'astuzia dei draghi. I sultai costruiscono, i sultai grandissimi sempre, love per i sultai, come si fa love? Ecco, love per i sultai, mettete i cuoricini in chat per i sultai, visto che non, prima o poi, allora, vi prometto che prima o poi arriveranno le emoticon. Facciamo questa piccola promessa. Entro la fine del 2002 arriveranno le emoticon vere e proprie, ve lo prometto. Ci spenderò dei soldi, chiederò a un artista di farmi un pacchetto di emoticon, oppure me le farò da solo, brutte, però saranno le mie emoticon a cazzo di cane. Sì, probabilmente farò la seconda cosa, perché sono tirchio. L'emoticon dalla fine del 2022, anche l'emoticon Wiseman, esatto. No, come ho detto 2002, intendevo 2022. Sì, vabbè, dal 2002, va bene, ho detto 2002. E sì, torniamo indietro nel tempo, non di 1200 anni, ma torno dal Francesco del 2002, che aveva 9 anni circa, in questo periodo ne avevo 8, sì, 20 anni fa, infatti, bravo. La matematica non la sapevo fare a 8 anni e non la so fare neanche a 20 anni, a 28 a quanto pare. Gli dico: senti, mi disegni le emoticon? Ma cosa sono le emoticon? Lo scoprirai tra 20 anni cosa sono le emoticon. Me le disegni per favore? Tanto più o meno quanto a capacità artistica tra il 2002 e il 2022 non cambia un cazzo. Comunque, tornando a noi, per quanto adori parlare di me, i sultai costruiscono sfarzose dimore nell'oscurità della giungla, rispecchiando l'implacabilità dei draghi nel loro impero di servitori non morti. I formidabili cavalieri Mardu cavalcano le distese degli altopiani con la rapidità dei draghi, nel senso usando la stessa rapidità che usavano i draghi, infatti con la grande rapidità. Gli sciamani e i survivalisti Temur hanno sconfitto i pericoli delle terre selvagge e ghiacciate, imitando la barbarie dei draghi. Nonostante i draghi siano estinti, il loro ricordo continua a vivere nella cultura, nello stile di battaglia e nella magia di ogni clan. Sì, la barbarie intesa come la natura selvaggia, ma prima mi era passato veramente un termine preciso, la capacità di adattarsi e sopravvivere anche dei draghi, adattarsi al clima freddo. Insomma, la selvaticità, ecco, anche dei draghi, il fatto di essere per l'appunto dei survivalisti, non è tanto la barbarie, è il fatto che sono la ferocia, ecco, dei draghi, non a caso ferocia era un'abilità poi di Atarca. E veniamo al passato a questo punto. Facciamo subito un passo indietro e vediamo. Abbiamo detto che più di 1000 anni fa, 1200 anni fa, i draghi hanno combattuto contro gli umani. Torniamo indietro a quel momento. Seguendo Sarkhan, che passa nel fulcro di Ugin, andiamo indietro fino a quel momento. Più di 1000 anni fa, Tarkir era contraddistinto da paesaggi impervi, densi di pericoli sia per i draghi che per gli umani. I cieli di Tarkir brulicano di draghi. Essi hanno origine dalle mastodontiche tempeste elementali di Ugin. Riempiono i cieli con il loro soffio di distruzione e terrorizzano cinque clan guerrieri. Esistono cinque stirpi di draghi,
conosciute con i nomi dei loro più grandi e antichi membri sopravvissuti. Ognuno ha un aspetto, un'indole e un soffio letale caratteristici, ma tutti rappresentano un nemico insidioso per le razze umanoidi di Tarkir. I clan di Tarkir. In questo passato, i cinque clan esistono già. Combattono una guerra contro i draghi per la propria sopravvivenza, sperando di ottenere in qualche modo un vantaggio in questa lotta. Vengono sottoposti a un duro addestramento per diventare ammazzadraghi, consacrando la propria vita alla difesa di se stessi e delle loro famiglie contro questi predatori del cielo. Si tratta degli stessi clan presentati in Khan di Tarkir, ma con differenze importanti. I clan e i Khan di questa era concentrano le loro energie sulla guerra contro i draghi e non sulla guerra contro loro stessi. Dopodiché, Sarkhan salva Ugin, la storia cambia e le tempeste non cessano. Un mondo dominato dai draghi. Se questo fosse un altro presente, Tarkir sarebbe dominato da cinque potenti Khan. I deserti e le foreste sarebbero tormentati dagli spargimenti di sangue e dalla guerra. I clan sarebbero avvinghiati in una strana lotta per il controllo di immense fortune e vasti regni. Ma questo non è quel presente. Questo presente non è mai stato destinato ai clan. Questo presente appartiene ai draghi. Che comunque, piccola nota, piccola parentesi, non è che con i draghi le cose siano cambiate in meglio, Cioè, nel senso, non è destinato ai Khan, ma è destinato ai draghi. Ok, ma i draghi hanno preso il posto dei Khan nel fare la guerra, spargimenti di sangue, sono avvinghiati in una strana lotta per il controllo di immense fortune e vasti regni. Prima ci si scannava tra le mani, poi ci si scanna guidati dai draghi. Esatto, prima ci si scannava guidati dagli umanoidi, adesso dai draghi. Si stava meglio quando si stava peggio, comunque. I potenti draghi di Tarkir devono la propria esistenza al Planeswalker Sarkhan Vol, che viaggiò indietro nel tempo di oltre. Ti ricorda una sitcom? che viaggiò indietro nel tempo di oltre 1000 anni, da un presente privo di draghi fino a una svolta cruciale negli eventi, per salvare dalla morte il Planeswalker Ugin, lo spirito drago. Che era già morto una volta per diventare spirito drago, però va bene. In quel caso era risuscitato, adesso non lo poteva fare. Perché? Perché non avevamo ancora pensato al fatto che poteva essere stato ucciso in precedenza. Va bene, una volta diventato spirito non può più risorgere, facciamo così. Con il suo gesto, Sarkhan fece sì che le tempeste draconiche continuassero a prosperare, nutrite dalla magia di Ugin, originando di tutti i draghi di Tarkir. Originando tutti i draghi di Tarkir. Vabbè, dai, una piccola svista. Non siamo di fronte, per fortuna, non credo sia lo stesso traduttore di Midnight Hunt e di Crimson Vow, se no avremmo avuto. Con il suo gesto, Sarkhan fece sì che le tempeste draconiche non cessassero, no, cessassero. Cessassero. Quindi avrebbe detto l'esatto opposto di quello che c'è scritto il traduttore di Midnight Hunt, probabilmente. Delle Magic Story di Midnight Hunt. Probabilmente Sarkhan avrebbe buttato anche un drago da qualche parte. Fine della parentesi. Per molti anni i clan combatterono una guerra contro i draghi per la propria sopravvivenza, sperando di ottenere in qualche modo un vantaggio nel conflitto. Grazie all'intervento di Sarkhan, il numero dei draghi crebbe sempre di più e presto le sorti della guerra furono decise. I Khan furono cacciati e infine annientati. Ai draghi non restò che rivendicare il proprio posto sui troni di Tarkir, rimasti vacanti. La storia di Tarkir, dove nell'altro Tarkir c'è stata la caduta dei draghi, la Dragonfall, in questa storia, in questo presente, c'è la Khanfall, la caduta dei draghi, dei Khan. I clan guidati dai Khan,
o i clan guidati dai clan, o i clan dei clan guidati dai clan dei clan, combatterono contro i draghi al massimo delle loro capacità. Ma uno dopo l'altro, tutti i clan umanoidi vennero sconfitti, e il loro clan insieme a loro, in un evento noto ancora mille anni dopo, come la caduta dei clan. Al posto dei vecchi clan umanoidi, si svilupparono cinque clan draconici, da nomi corrispondenti ai loro signori dei draghi, i draghi antichi Dromoka, Ojutai, Sinungar, Kolagan e Atarka. Il destino degli umanoidi. I clan draconici non sterminarono tutte le razze degli umanoidi. Dopo aver sconfitto i clan, i draghi spostarono la loro attenzione gli uni sugli altri. I draghi permisero agli umanoidi di seguirli e supportarli nelle loro battaglie, formando così cinque nuovi clan. Quasi tutti gli umanoidi vivono ora in uno di questi cinque clan, svolgendo una grande varietà di ruoli al servizio dei loro signori draconici. La vita nel clan draconici può essere difficile. L'umanoide di rango più elevato è comunque. Scusate, mi mangio un po' di cioccolata nel frattempo. Nera, ovviamente. Spero che questo non pregiudichi le mie capacità di parlare. Nel caso fatemelo sapere che la sputo in un fazzoletto. La vita nel clan draconici può essere difficile. L'umanoide di rango più elevato è comunque meno importante del drago di rango più ridotto. Quindi il drago più zozzo sta qui, il drago più figo è qui su, il drago più zozzo sta qui e sotto c'è l'umanoide. Far parte di un clan è tuttavia la soluzione più sicura per gli umanoidi. Questo è il mondo che è risultato dalle azioni di Sarkhan, un mondo dominato dai draghi. Anche Zurgo, il clan Mardu nella linea temporale originale di Sarkhan, deve ora inchinarsi a un signore dei draghi. E infatti viene costantemente strillato da Kolagan che gli fa le costrizioni in faccia. Pensate che alito che c'ha Kolagan. I clan draconici di Tarkir, Dio. In questo presente i clan sconfitti sono governati da cinque signori dei draghi leggendari. Con il tempo i clan sono giunti a incarnare le caratteristiche predominanti dei loro padroni, rappresentate dai loro simboli draconici distintivi. Ogni clan porta il nome del suo signore dei draghi e rappresenta la caratteristica corrispondente: resistenza, astuzia, implacabilità, velocità e ferocia, perché barbarie continuano a trovarlo poco adatto come termine per descrivere Temur. Non so, mi sembra un po' barbarie, i draghi. Non lo so, la ferocia mi sembra più. La lingua draconica. I draghi parlano una lingua inconfondibile. Sebbene molti draghi siano in grado di esprimersi nella lingua comune, le circostanze in cui lo fanno sono molto rare. Chissà com'è la lingua draconica, in quanto differisce dalla lingua firexiana, per esempio, che è tutta. Letteralmente il trailer di Mirrodin, questo di Cicatrice di Mirrodin. La smetto, va bene, la smetto. Le casate Abzan, e veniamo quindi al primo dei clan dei Khan. Gli Abzan sono il clan legato ai colori bianco, verde e nero. Quindi cominciamo subito a mettere una nuova immagine e ci mettiamo proprio il loro simbolo, la figa. Lo so, è una battuta da, non lo so, bambino da ragazzino di 12 anni. Probabilmente, ma
La vita è fatta anche di questo, signori. Ecco, al centro di questa gigantesca, di questo simbolo ci mettiamo il nostro logo. Quindi gli Abzan sono bianco, verde, nero. Bianco, nero, verde. Panoramica del clan. Gli Abzan si ispirano alla resistenza di draghi e il loro simbolo è la scaglia. Appunto questo qui. Formano un clan che comprende che il mondo è un luogo brutale e che, per sopravvivere, devono poter avere fiducia nelle persone intorno a loro. Senso del dovere e famiglia sono diventati i pilastri della società Abzan. Un altro punto saldo della società Abzan è la determinazione nel distruggere ogni nemico. Gli Abzan si considerano come una pietra da macina, dal lento movimento ma dall'obiettivo ben definito, in grado di sbriciolare tutto ciò che si trovi sul loro cammino. E infatti la loro meccanica era... come si chiamava la loro meccanica? Non ve lo dico. La loro meccanica era Outlast in Canotarchia. Giovanni 0100, no, 0101. Manco i numeri più sappiamo leggere. Benissimo. Benvenuto Giovanni, necro benvenuto. Stiamo parlando di Tarkir, stiamo leggendo la guida a Tarkir. Per raccontare un po', mentre sto mangiando cioccolata, per raccontare un po' il dietro le quinte di questo mondo di Magic. Non solo la storia che abbiamo già raccontato, ma proprio i cinque clan di Tarkir, cosa significano i colori ai quali sono legati, perché proprio quei colori e perché sono importanti, ecco. Ah, perfetto, ottimo. Allora sai già di che si parla. Ma figurati, Giovanni, no, figurati che interrompere. A parte che uno, io mi interrompo sempre. Io mi interrompo per qualsiasi cazzata. Purtroppo sono pessimo in questo. E follow, anzi, sono assolutamente motivo di gioia e un'interruzione più che piacevole, rispetto alle mie inutili parentesi. Conoscendoti saresti scordato, figurati che siamo in due a scordarci le cose. Comunque, di nuovo, benvenuto. Ti faccio un momentino di spammino scemino sul canale Telegram. Ti invito a iscriverti al canale Telegram per rimanere aggiornato sulle live quando ci sono le live, anche se sono sempre negli stessi giorni, venerdì, sabato e domenica dalle 22. Ma su Telegram si può discutere con gli altri utenti tranquillamente di lore e con me. Ogni tanto vi do anche qualche. Ho mandato di recente un paio di vocaloni sui dettagli di un paio di libri di Magic. E poi, quindi, diciamo, il modo per rimanere in contatto. Ottimo, perfetto, Giovanni. E ho detto lunedì, oddio mio, scusate, venerdì non lunedì. E poi c'è il canale YouTube dove si ricaricano le live e quando ho il tempo di ricaricarle, tipo sta settimana non ci ho mai avuto tempo, però vi prometto che le ricarico presto. E infine il gruppo Innistrad, che è il gruppo dove è nata questa passione per la lore, dove puoi trovare poi link utili, altre persone con cui discutere della lore di Magic e puoi porre tutte le domande che vuoi eventualmente sulla lore di Magic e trovare tutte le risposte che cerchi. Quindi su Facebook e Instagram. Detto questo, ti lascio veramente in pace. Perdona questo momento di spammino. Benvenuto ancora tra di noi e riprendiamo la lettura. Stavo dicendo appunto, gli Abzan hanno come abilità Outlast, meccanica Outlast, quindi com'era adattamento in italiano, quella che
durante il tuo turno puoi tappare come stregoneria. Tarkir mi interessa un botto. Ottimo, ottimo. No, il sonno non resiste mai all'emozione di un nuovo follower, esattamente. Perché mi fa sempre piacere. E quindi con Outlast appunto stava proprio ad indicare come loro lentamente ogni turno questa meccanica ti permette di mettere un segnalino più uno. E con carte come Abzan Battle Priest, per esempio, che vediamo adesso, questo ve lo posso far vedere, effettivamente le carte ha senso mostrarvele. Peccato che non abbia preso la capsule giusta. Eccolo qua, Abzan Battle Priest, di Iconic Merda. Ahem, not so Iconic Master. Perché me lo fa vedere così strano? Boh, no, allora lo rimettiamo come prima, vabbè. E quindi appunto vedete che lui ha la capacità di dare il lifelink a tutte le creature con segnali più uno, che sta a significare proprio come gli Abzan si rafforzino, non solo ogni turno rafforzano se stessi, ma soprattutto rafforzano tutti i loro alleati. Chiunque abbia un segnalino più uno, una scaglia di drago che rafforza la sua armatura, allora può beneficiare dei bonus che il Battle Priest concede a lui o a lei. Questo non c'entra niente. Togliamo la capsule e torniamo alla lettura vera e propria. Dal nemico si trova dall'obiettivo ben definito, in grado di sbriciolare tutto ciò che si trovi sul loro cammino. I valori del clan. La cultura Abzan è basata sulla sopravvivenza nel deserto arido e roccioso. Famiglia. Per gli Abzan, la famiglia è al di sopra di ogni altro aspetto della vita. La famiglia è l'istituzione che ha permesso loro di sopravvivere e addirittura prosperare. Il livello di fiducia che i membri del clan hanno gli uni verso gli altri è equivalente a un legame di sangue. Il tradimento della fiducia può portare a una cerimonia di rinnego, nelle quali le parti coinvolte versano il loro sangue nel fuoco. Al contrario, se un membro del clan fa riferimento a un altro membro come fratello o sorella, è considerato un segno di elevata stima e rispetto. Non resisto dal fare la battuta, loro si salutano sempre. Un saluto tipico degli Abzan è bella frate, bella sorella. Non resistevo, perdonatemi. Dovevo farla, lo so che è una battuta terribile, me ne pento, me ne vergogno, ma dovevo farla. Quindi comunque è molto importante questa cosa. Se sei. Hanno talmente tanta fiducia gli uni negli altri da appunto chiamarsi fratello o sorella pur non avendo un legame di sangue, pur appartenendo, lo vedremo tra poco, a delle razze differenti. Fiducia negli Ainok. La mentalità degli Abzan è diventata nel tempo molto ristretta e hanno perso la fiducia di tutti quelli che non sono parte del loro clan. L'unica eccezione a questa regola generale è data dagli Ainok, una razza di canidi umanoidi. I nomi di Ainok hanno aiutato gli Abzan a sopravvivere per molte generazioni. Gli Ainok sono perciò tollerati nelle città Abzan, sebbene le loro dimore siano permesse solo alla frontiera della società dominata dagli umani. Quindi persino in questo clan dove sembrerebbe non esistere nessuna forma di razzismo, in realtà se non sei umano, soprattutto se sei un Ainok, non sei visto proprio benissimo. Albero e spiriti ancestrali della famiglia. A causa della scarsità delle risorse, ogni famiglia Abzan ha la responsabilità di. Non per essere razzisti, però. Non sono razzisti, ma. A causa della scarsità delle risorse, ogni famiglia Abzan ha la responsabilità di far prosperare un determinato albero da frutta, chiamato albero della famiglia. Il primogenito diventa il guardiano dell'albero o custode,
mentre gli altri figli possono diventare soldati, mercanti o artigiani e pianteranno alberi con i semi degli alberi dei propri genitori, quando avranno una loro famiglia separata. Cioè, aspetta, mi sono un attimo perso perché come al solito entra in gioco la matematica. Allora, mia madre e mio padre hanno ognuno un albero perché sono... E però può darsi che non abbiano... No, comunque a prescindere dalla primogenitura, una volta che ti sposi evidentemente e fai dei figli, ti viene dato il seme dell'albero, evidentemente il custode dà il seme ai... Vuol dire l'albero è binario. Quando hanno la loro famiglia separata. Quando un membro della famiglia muore, viene sotterrato di fianco all'albero di famiglia, senza bara. Il corpo fornisce infatti nutrimento all'albero, che a sua volta produce frutta per le generazioni future. Invece di essere incisi sulla pietra tombale, binario è un albero i cui nodi hanno grado... Ok, basta. Basta Paolo. Bannato Paolo che parla, ci fa parlare della matematica brutta, quella pesante, che io già ho problemi a capire. Prendo due persone, il seme dell'albero di quelle due famiglie va dato al primogenito che poi lo trasmette. Già quello mi crea difficoltà. Figuriamoci gli alberi binari. Già solamente due che diventano uno mi produce boom. Invece di essere incisi sulla pietra tombale, i nomi dei membri della famiglia vengono intagliati direttamente sull'albero. Questo concetto è un'espressione dell'ideale Abzan di dovere nei confronti della famiglia. Gli spiriti dei morti sono infatti strettamente connessi ai loro alberi e possono essere invocati nei periodi di guerra, in una forma di spiritismo che, secondo, come vedremo più tardi, secondo qualcuno, c'è un certo drago il cui nome inizia per D, è necromanzia. Vergogna per paragonare questo spiritismo alla necromanzia perché veramente Dromoka non capisce un cazzo. Strategie di guerra. Gli Abzan sono i Romak, poi sì, tecnicamente ha a che fare con i morti, quindi dovrebbe essere necromanzia tecnicamente, però... Ma Dromoka non è che va molto per il sottile, magia nera, perfetto, vaffanculo. Ma lo vediamo dopo. Ci torniamo dopo. Strategie di guerra. Gli Abzan sono rinomati strateghi di guerra. Ritengono che l'esito delle battaglie venga determinato ancor prima che gli eserciti si affrontino sul campo di battaglia. Soldati disciplinati, alte mura, imponenti approvvigionamenti sono alla base della vittoria. Gli Abzan hanno gran cura nella scelta del luogo di battaglia per ottenere il massimo dai loro punti di forza. Ed evitano di inseguire il nemico sconfitto per mantenere il controllo strategico del terreno. Hanno tuttavia imparato a trasformare una situazione di svantaggio in loro favore e sono rinomati per l'utilizzo dell'impetuoso deserto come arma. Cioccolata 2. Molti generali Abzan hanno spinto l'esercito nemico nelle distese cangianti in cui il deserto rivendica le sue vittorie. Chiaramente è un problema combattere nel deserto, se non sei abituato. Struttura di clan. Il clan Abzan è formato da una rete di famiglie connesse tra loro, ognuna delle quali è guidata dal membro più anziano. Questa connessione è tale da far apparire il clan come un'entità unica a uno straniero. In realtà l'organizzazione degli Abzan è dinamica, con manovre politiche da parte delle famiglie, per formare legami con alcune famiglie o isolarne altre. Nonostante ciò, gli Abzan sono ben consci del fatto che la mancanza di unità li porterebbe ad essere prede degli altri clan.
Un clan selezionato dalle famiglie si occupa della gestione delle difese e delle operazioni dell'esercito in periodi di guerra. Ogni famiglia ha il dovere di fornire soldati all'imponente esercito Abzan. Relazione all'interno della famiglia. Legame di sangue. Membri della famiglia con legami diretti di sangue a qualsiasi livello di parentela. Quindi sono il top. Se sei parente di una persona, sei il meglio del meglio. Mi hai trattato coi guanti. Legami di specie. Membri della famiglia connessi mediante giuramento, sei come una sorella per me, per esempio, mediante giuramento, un giuramento tipo sei come una sorella per me. I Krumar, di cui parleremo più tardi, fanno parte di questa categoria. Orfani, membri Abzan senza famiglia, ma in ogni caso parte del clan. Gli orfani possono essere adottati da una famiglia. Rinnegati, persone che sono state rinnegate con una cerimonia. Per legge non possono essere adottati. Esistono colonie di rinnegati all'esterno degli insediamenti Abzan e alcuni di loro diventano erranti, avventurieri o mercenari. Krumar. Ogni volta che gli Abzan dichiarano guerra, tra le popolazioni nemiche aumenta vertiginosamente il numero di orfani. I Krumar sono i figli degli orfani dei clan avversari, accolti dagli Abzan per essere utilizzati come soldati. L'accoglienza dei Krumar è una tradizione nata nel periodo in cui gli Abzan erano predatori. Come erano predatori? Erano prede, casomai. Ah, è rimasta ancora forte anche al giorno d'oggi, se si fa riferimento ai draghi, erano prede. Un Krumar accolto da un Abzan deve essere per legge trattato come se ci fosse un legame di specie. E molti Krumar sono stati successivamente adottati dalle famiglie che si sono impegnati a proteggere. Molti orchi si sono uniti agli Abzan come Krumar. La magia del clan. Il dialogo con gli spiriti. La magia umana degli Abzan ha come fondamento la venerazione dei progenitori, connessa al culto degli alberi da parte degli Abzan. Simo, necronotte. Eh sì, ciao. Necronotte, va bene. Ah, santo cielo. Stasera proprio rincoglionito fracino. Rincoglionito fracino sta. Necrosera Simo, bentornato da di noi. Mi raccomando, fai sempre addormentare il terremoto con la lore del sommo, con la voce del sommo che lo culla verso le cose importanti. Così che sappia qual è il colore di mana giusto da venerare, da sognare. Il dialogo con gli spiriti. La magia umana degli Abzan ha come fondamento la venerazione dei progenitori, connessa al culto degli alberi da parte degli Abzan. Ogni albero della famiglia è un punto di contatto con gli spiriti dei progenitori. Alcuni tra gli Abzan hanno imparato a comunicare con questi spiriti, riuscendo anche a evocarli per fornire protezione ai discendenti o per danneggiare nemici. Gli spiriti, riuscendo, gli Abzan hanno scoperto che l'ambra, la resina degli alberi, e la linfa sono di aiuto alla magia degli spiriti. In ogni dimora Abzan sono presenti quindi riserve di ambra e i soldati Abzan le portano con sé in guerra. Coloro che comunicano con gli spiriti utilizzano resina di albero distillata come metodo per entrare in contatto con essi. Si ritiene anche che le armi realizzate dal legno degli alberi di famiglie abbattuti sia benedetto. Quindi sono in qualche modo. Ah, siano benedette. Qui c'è un piccolo, vabbè, niente di grave. Quindi si dice, si ritiene che le armi realizzate a partire dal legno degli alberi di famiglia che sono state abbattuti siano benedette.
spiriti maligni. Quando il rinnegato Abzan muore, il suo spirito non ha alcun luogo dove andare. Alcuni maghi Abzan cercano il contatto con questi spiriti perduti. Questo è un... No, aspetta, quando un... Ah, ok, quando un rinnegato Abzan muore, un rinnegato, quindi uno che è stato esiliato, diciamo, dal clan, il suo spirito non ha alcun luogo dove andare e alcuni maghi cercano il contatto con essi. Questo è un compito gravoso perché questi spiriti sono vendicativi e maligni. In periodi di guerra gli spiriti maligni vengono tuttavia incarnati dai maghi Abzan per essere poi scatenati contro il nemico. Incarnati in che senso? Cioè vengono evocati o possedono? Vabbè. Incarnati. Dove siamo? Ok. Gli Ainok delle sabbie. Gli Abzan includono membri di razza canina noti come Ainok. Gli Ainok delle casate Abzan sono strettamente connessi al deserto. Sono sempre in grado di trovare la via verso l'acqua e sono raramente disorientati nel panorama in continuo mutamento delle distese cangianti. Alcuni Ainok sono addirittura in grado di comandare le sabbie. Questi sciamani delle sabbie sono maestri nel nascondere i loro movimenti, ferire nemici con tempeste di sabbia o semplicemente togliere loro l'orientamento e la speranza di trovare la via. Anche alcuni umani hanno appreso questo tipo di magia e l'hanno appresa appunto dai loro compagni Ainok. I ruoli del clan. Scaglie di drago, fanteria pesante, cuore dell'esercito Abzan. Queste truppe sono formate da tributi delle famiglie Abzan, quindi gente che è stata reclutata. Sono dotate di scudi realizzati con scaglie di drago. Cavalleria con stambecchi, cavalleria pesante o catafratte degli Abzan. Utilizzano lancia e arco e cavalcano su stambecchi da guerra. E talvolta, come nel caso di Anafensa, più che cavalcare sugli stambecchi, si fanno trainare le biglie dagli stambecchi. Orchi Krumar, provenienti dalle famiglie degli orchi e cresciuti con lo scopo di diventare guardie degli Abzan, sono trattati come membri della famiglia. Molte famiglie di orchi vivono negli insediamenti Abzan e in periodi di guerra hanno il ruolo di truppe d'assalto. Esploratori, esperti ricercatori di informazione, spesso utilizzati per insidiare i movimenti delle truppe nemiche. Guardiani degli alberi, probabilmente i guerrieri più esperti. Il loro compito è di proteggere l'albero della loro famiglia a tutti i costi. Comunicatori con gli spiriti, persone in grado di evocare e incarnare gli spiriti dei progenitori. Personaggi importanti del clan. Anafensa, clan degli Abzan, partecipa alla battaglia a bordo di una biga pesante trainata da due persone. Perché mi fa ridere biga? Perché? Perché? Perché mi deve far ridere biga come se avessi 12 anni? Ah. Partecipa alla battaglia a bordo di una biga pesante trainata da solo due preziosi stambecchi. Dirige la battaglia dalle prime linee, sempre visibile ai suoi soldati e alla guida di ogni carica, con la guardia scelta di guerrieri aviani sempre al suo fianco. Anafensa regna dalla fortezza di Merek, che protegge la città di Arashin, situata nel cuore del territorio Abzan. Scende in guerra non per conquistare, bensì per mantenere stabili le rotte commerciali che permettono al suo clan di prosperare e per proteggere il suo popolo e la sua terra dagli invasori Sultai e Mardu. Non creiamo pile con i teschi dei nostri nemici e non li trasformiamo in ornamenti. Li riduciamo in polvere. Alle loro famiglie non lasciamo nulla su cui piangere e ai loro discendenti nulla da onorare. Questa è una frase che... quanto pare ha detto Anafensa. Peraltro
Il riferimento ovviamente dei simpatici via, esatto. Non li trasformiamo in ornamenti. Ogni riferimento è puramente casuale proprio. Sul Taiki, che poi è la cosa più bella dei Sultai alla fine, parliamone. Ne parleremo poi meglio sicuramente quando arriveremo ai Sultai tra un paio di settimane. Però dai, la cosa più bella dei Sultai sono proprio gli arredamenti, i cesti di frutta fatti con i crani delle persone, dei loro nemici, cioè, che si muovono e ti seguono ovunque tu vada, in maniera tale che hai voglia di un po' di banane? Ecco, il Sibsig di turno ti segue con le banane pronte e tu non ti devi neanche alzare dalla sedia. È bellissimo. Cosa c'è di meglio? No, loro invece, simpatia, portami via, li riducono in polvere. Tasigur Styling, esatto. Tasigur in realtà era abilissimo. Tasigur ha inventato l'IKEA praticamente. Tasigur e l'IKEA erano molto amici. Gvarv Barzil è il comandante dei Krumar e non esiste alcun orco che nutra maggiore rispetto di lui tra gli Amzan. Guida i Krumar in battaglia e si getta sempre dove la battaglia è più brutale. Sebbene sia più basso della maggior parte degli orchi, è molto robusto. Maneggia la possente ascia degli antichi, un dono ricevuto dalla famiglia dalla quale è legato dal giorno in cui venne formalmente adottato. Le sue radici appartengono ai Mardu, ma è fiero del clan che lo ha adottato. Gvar Barzil ritiene che i Mardu siano selvaggi ed è sicuro che il suo destino sia di incontrare un giorno Zurgo, l'orco. No, 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 non si può ridere queste cose. No, no, no. L'orco Khan. Ah, l'orco Khan. Vi giuro, ve lo giuro, c'è scritto orco Khan. Guardate, ve lo sottolineo. Dov'è? Zurgo, l'orco Khan! Dai, dai, dai! Non è colpa mia, non è colpa mia, lo fanno loro, sono loro gli stronzi! Dai, non sono io che rido per le stupidaggini, è colpa loro! L'orco Khan, no, mamma mia! Io immagino quanto si sono divertiti. Questa cosa, il traduttore italiano, probabilmente l'inglese ovviamente è diverso, però il traduttore italiano ha detto: oh, se scrivo Corco Can, porca miseria quanto si divertivo, se la tagliamo. L'orco can, per fortuna che nel blocco Tarkir non ci sono gli dèi, esattamente, se no. Ci sono gli dèi in Tarkir, però potrebbero sempre arrivare, potrebbe arrivare un Planeswalker che fa tipo Xenagos. Comunque abbiamo sempre Illar, per fortuna. Oddio mio, no, non si può ridere così, siamo 10 anni, 12 anni. L'Orco Khan de Mardu sul campo di battaglia. Gvar Barzel. Tra l'altro, io non vorrei dire una cazzata, ma Gvar Barzel dovrebbe essere in realtà parente di Anafenza. Ma forse mi sbaglio io. Perché, piccola parentesi importante però questa sulla lore di Alafenza, diventa Khan dopo il tradimento di suo zio perché lei all'inizio è abbastanza razzista nei confronti di un orco
che non ricordo se sia il VAR o qualcun altro. No, il Guevara, appunto. Guevara praticamente è stato adottato dagli zii di Alla Fensa, e Alla Fensa però ce l'ha con lui per vari motivi, perché non mi ricordo adesso quali fossero. Per cui quando il cugino di Alla Fensa tradisce il clan e cerca di uccidere Alla Fensa stessa e di consegnarla ai Sultai, Alla Fensa, grazie all'aiuto dell'amico dell'aiuto di grazie all'aiuto di Gvar, riesce a sopravvivere, a diventare Khan, in maniera tale poi da punire il cugino e condannarlo a morte. E a quel punto Gvar diventa il più importante e fidato degli orchi Abzan, luoghi importanti del clan. Il primo albero è il trono d'ambra. Il primo albero è un albero sacro per gli Abzan, ritenuto da molti l'albero che venne piantato il giorno in cui il clan fu fondato. Gli Abzan trasportarono il primo albero da una capitale all'altra in tutta la loro storia. Ora è situato in cima alla collina protetta dalla fortezza di Merek. La piazza del primo albero venne costruita intorno ad esso ed è ora il luogo in cui il Khan riceve i visitatori. Il primo albero è cresciuto al punto da oscurare l'intera piazza, dando così l'impressione di essere una sala all'interno di un edificio. Alla base dell'albero si trova il trono d'ambra, interamente realizzato con la resina del primo albero. Questo è il trono del Khan. Fortezza di Merek e città di Arashin. Arashin è il punto di contatto del clan Abzan. Le rotte commerciali che attraversano distese cangianti passano da Arashin e portano ricchezze da tutto il territorio Abzan e oltre i confini. Arashin è situata in cima a una collina rocciosa che sporge dalle sabbie del deserto. Se ci fosse stato l'amo del Khan, sì, pensa se ci fosse stato un Khan chiamato Lapoel. In spagnolo sarebbe stato fenomenale. Tradotto Tasigur lo traducono con Tasigur o Sidisi El Khan, Lapo El Khan. Lapo El Khan. Va bene. Stasera vedo che tra tutti quanti comunque. Confini. Arashin è situata in cima a una collina rocciosa che sporge dalle sabbie del deserto. Arashin è il luogo dove si trovano il primo albero e il Khan. Sebbene non sia la città più grande degli Abzan, è il centro amministrativo e simbolico, amministrativo e simbolico del clan. La città è circondata e protetta dalle mura colossali di Arenaria della fortezza di Merek. Porta della steppa sabbiosa. Vicino al confine con il territorio dei Mardu, in cui il deserto lascia il posto alla steppa, si trova la porta della steppa sabbiosa, e grazie al cazzo che si chiama così. Si tratta di un ponte, di una fortezza che unisce due montagne separate da un fiume, il quale scorre oltre le terre degli Abzan. Oltre le terre degli Abzan. Trespolo di vedetta, che io all'epoca avevo detto Trespolo di vendetta, cioè è stato tipo 3 mesi dall'uscita di Darkir che l'ho chiamato Trespolo di vendetta. Poi ho letto la guida e ho detto: no, ma è vedetta, Francesco, complimenti. Rendetevi conto con chi avete a che fare. Ariello, pensaci bene a queste cose prima di fare le donazioni con Bits. Pensaci bene prima di fare qualunque donazione a questo individuo qui. Trespolo di vedetta. Esiste una distesa di terra bruciata e spaccata tra le popolate terre degli Abzan e le montagne che segna il confine con il territorio dei Sultai. In questo luogo desolato e orribile, gli Abzan hanno costruito una torre di osservazione conosciuta come Trespolo di Vedetta. La sua altezza è di oltre 100 metri e la sua pietra è di colore rossastro.
Da lontano appare come una punta gigantesca in bronzo conficcata nel terreno. Gli aviani che hanno promesso alleanza ad Anafense e agli Amzan hanno il compito di sorvegliare il trespolo. Tra l'altro, piccola parentesi divertente, no, non so, interessante, beh, una piccola parentesi di colore. Tra le varie fanfiction che avevo scritto, che ho scritto nel corso della mia vita su Magic, cioè fanfiction, piccoli racconti su Magic, neanche completi, con protagonisti miei nel mondo di Magic, c'era appunto la storia di Razik. Razik, che era nella Khan de Tark, di Tark, nella Tarkir de Khan, era questo personaggio che da ragazzino amava, era un Amzan, era il fratello di Anafensa, sebbene non sappiamo se Anafensa abbia dei fratelli, e era uno che doveva diventare il Khan, ma in realtà aveva lasciato il posto alla sorella perché voleva esplorare il mondo. Poi però aveva scoperto che i sultai avevano i soldi, il potere, tutto quello che voleva e si era fermato dai sultai. Però poi a un certo punto, proprio a Trespolo di Vedetta, anni dopo la sua fuga, diciamo, da Merek, andava a Trespolo di Vedetta, si rincontrava con la sorella e chiacchieravano, facevano cose, e alla fine si scopriva che lui aveva tradito la fiducia della sorella per addormentarla, farla cadere in un sonno profondo di giorni, interi giorni, in maniera tale da lasciare il Trespolo di Vedetta privo di una guida della guida del Khan, e i sultai erano riusciti a conquistarsi questo posticino. Quindi, fine parentesi. Dopodiché Razik è morto nella timeline di Tarkir, dei Khan di Tarkir. Razik muore perché fa il passo più lungo della gamba, e tipo un ragazzetto di 20 anni che cerca di strappare il potere a Sidisi. Figuratevi come può andare la cosa. Finisce male, finisce zombificato, infatti. Però poi nella realtà dei Tarkin di Tark, ah, la realtà dei draghi di Tarkin invece è un personaggio che sopravvive a lungo e addirittura diventa Planeswalker a un certo punto. E si fa più o meno un 3-4, passa dagli Amzal, poi va tra i Silungar, fa un periodo tra gli Ojutai, un periodo tra i Mardu, sì, tra i Kolaghan, quindi Dromoka, Silungar, Ojutai, Kolaghan e poi di nuovo Silungar. Perché no? Perché non farlo diventare Planeswalker? In realtà mi serviva più che altro. È diventato Planeswalker durante il lockdown perché avevo ripreso in mano la sua storia e mi serviva per scrivere una storia di Planeswalker, appunto. Nella storia successiva, appunto, lui diventava un planeswalker e un po' come gli altri, non neanche ho mai spiegato come diventasse planeswalker. Andava in giro per il multiverso, però durante la guerra della scintilla subiva un trauma tremendo perché vedeva tutti i suoi compagni morire davanti a lui, e a quel punto cominciava a cancellarsi i ricordi dalla memoria. E tutto il personaggio, in realtà la magia del personaggio si basava, originariamente doveva essere un ammazzadraghi, quindi un guerriero che usava il veleno e la lancia, la destrezza dei giochi di ruolo, diciamo. E poi successivamente invece è diventato un mago guerriero che si cancella la memoria, si automacina praticamente il grimorio per poter ricastare le magie dal cimitero, per avere sempre magie a portata di mano, perché il cimitero è una seconda mano alla fine. Parentesi nella parentesi, oggi ho vinto una partita con l'Asav di Akka, bellissima. Ho rianimato la peggio. Sono riuscito a trasformare l'Asav
quello di Nyx, quella creatura incantesimo che triplica il mana. Poi con Scarab God sono riuscito a creare una pedina che era copia di quella cosa. A un certo punto avevo sei, ogni terra che tappavo mi dava 6 mana, una roba incredibile, assurda. È stata fenomenale, una partita stupenda. Non perché ho vinto, ma è stata fenomenale per come è andata avanti. Poi per carità, poracci, i miei avversari li ho fatti soffrire tantissimo perché doveva essere una partita tranquilla. Turno 4 ho fatto Shieldred, turno 7 tipo è uscito fuori Rystrixstadi. Ho chiesto scusa. Ho tutto il mio rispetto, ho tutto il rispetto di Simo, grazie Simo. Shield sì, perché ho fatto. Sì, era quarto turno. Ho fatto Terra, Soldering, Terra, no, forse quarto no, forse era quinto turno. Perché avevo fatto un po' di accellerini. A un certo punto ero quarto, quinto turno. Però insomma era board vuota praticamente. E ha fatto effettivamente parecchi danni. Invece la seconda partita, che invece ho perso, ma è stata ancora più fantastica, è stata ancora più bella. Ho fatto, poi ritorniamo a Tarkir, ve lo prometto. Ho fatto di normale a 5 mana, normale quarto, quinto turno. Ho fatto la aberrazione, come si chiama? Aberrazione strisciante. Aberrazione distruttiva. Questa qui, questa ragazza qui, a un certo punto è diventata una roba. Sono riuscito a uno degli avversari, alla fine erano rimaste tipo una ventina di carte nel grimorio, da 100 che erano. Poi vabbè, lui ha contribuito pescando tanto con Nib-Mizzet. Però ecco, è stato stupendo riuscire a aberrazione distruttiva che macinava in continuazione. A un certo punto abbiamo smesso di segnare quanto stesse perché quanto fosse perché c'erano troppe carte nel cimitero. È stato stupendo. Quanto è bella l'aberrazione distruttiva, quanto è cattiva sta carta. Va bene, adesso torniamo invece, finito di parlare del macina e di Lazav e di Dimir, torniamo a parlare di Tarkir. Oh, e poi se torniamo quindi, passiamo quindi a vedere com'era il Khan degli Abzan nel passato di Tarkir. 1200 anni fa, com'era il clan Abzan? Questa parte durerà molto poco perché più che altro vedremo, non solo vi racconto, vi leggo la guida vi leggo quello che dice la guida e poi vi racconto un po' come va la storia degli Abzan da quel punto in poi. Perché non credo che ce la raccontino nella guida ai draghi. Ma voglio essere sicuro. Coragam, Mardu, perché gli Abzan non hanno messi tutti? Perché fanno schifo i Dromora. Vabbè, no, sì, vi racconto io come è andata a parlare la lore. Le casate Abzan, il passato di Tarkir è ancora più pericoloso del presente, poiché il piano del passato è sotto la continua minaccia dei draghi. Gli Abzan comprendono che è necessario collaborare per sopravvivere ai draghi e all'ambiente ostile. I legami familiari permeano l'intera società Abzan e il clan combatte contro chiunque possa rappresentare una minaccia per tali vincoli. Gli Abzan venerano gli spiriti dei loro antenati ed esaltano la loro stirpe al di sopra di ogni cosa. Accolgono anche gli orfani di guerra degli altri clan, integrando i loro ranghi come Krumar. La più grande paura per un membro della società Abzan è di essere disonorato ed esiliato nelle sabbie. In questo caso, perché venire esiliato nelle sabbie significherebbe finire inevitabilmente per scontrarsi con un Dromoka,
Infatti, appunto, abbiamo visto prima, vi ho detto che i rinnegati esistono comunità di rinnegati nella Tarkir dei Khan. Quindi, seppure viene esiliato dal clan, il modo di sopravvivere potresti anche trovarlo. Ma nella Tarkir dominata dai draghi, nel passato tormentata dai draghi, venire esiliato nel deserto, lasciare la sicurezza del clan e delle sue fortezze protette da Dromo, protette dagli attacchi di Dromoka, il più possibile protette dagli attacchi di Dromoka, equivale a morte sicura. Gli Abzan hanno adottato la scaglia di drago come simbolo del loro clan. Metaforicamente, ogni membro del clan è una singola scaglia che, quando combinata con le altre, forma una difesa impenetrabile. Nella guerra contro i draghi, la scaglia è anche una vera difesa. I soldati strappano le scaglie ai draghi caduti, incorporandole nelle loro armature come ulteriore protezione. Dagatar l'irremovibile, mai nome fu più sfigato, Khan degli Abzan e un tempo uno dei miei primi comandanti, si affida ad un'attenta strategia per raggiungere i suoi obiettivi. Analizza di continuo ciò che lo circonda, una caratteristica che può farlo apparire distaccato. Dagatar scavalca uno stambecco nero ed è rivestito da un'elaborata armatura creata con scaglie di drago. All'interno della testa della sua gigantesca mazza, oh Dio mio, ricavata dall'ambra, non fatevi strane idee, è imprigionato lo spirito malvagio. Nella grande mazza, nella gigantesca mazza di Dagatar, è imprigionato uno spirito malvagio. L'irremovibile Dagatar. E che mazza, esatto, capito? L'irremovibile Dagatar con la sua gigantesca mazza, con uno spirito all'interno. Basta, basta, basta. Comunque, perché dico mai nome fu più sfigato? Perché nella realtà dei draghi, nella realtà dei Khan, Dagatar non sappiamo cosa faccia esattamente. A un certo punto, presumibilmente, riesce a uccidere Dromoka. Non sappiamo se lo faccia. A me piace pensare che Dagatar uccida Dromoka proprio con la sua gigantesca mazza, spaccandole la sua gigantesca mazza in testa, sfondando Dromoka con la sua gigantesca mazza, meglio, mi piace di più. Però non sappiamo come vadano esattamente le cose. Nella realtà dei draghi invece le cose vanno differentemente. Dagatar non riesce. Dagatar ti castiga con la sua gigantesca mazza. Esatto. Nella realtà dei draghi, Dagatar, ben presto, dopo che le tempeste draconiche si intensificano, sempre più draghi cominciano ad apparire. I draghi diventano sempre di più. Per ogni drago che ammazzano gli Abzan se ne ritrovano tre nuovi di zecca praticamente, e la situazione è disperata, talmente disperata che Dagatar compie un gesto estremo: va a parlamentare con Dromoka per cercare di trovare una soluzione diplomatica per fermare lo scontro, e Dromoka gli offre effettivamente quello che a tutti gli effetti è un ultimatum: vi lascerò vivere. Possiamo stabilire una tregua e una pace duratura a patto che voi, Abzan, smettiate di utilizzare la necromanzia. E Dagatar gli dice: no, no, guardi, Dromoka, con tutto rispetto, signora, ma la necromanzia la usano i sultai. No, no, la necromanzia è pure quello che fate voi con gli spiriti. Ma gli spiriti sono la nostra famiglia, signora Dromoka, capisce? Qui c'è lo spirito della mia. Guardi, le faccio vedere la mia gigantesca mazza, signora Dromoka.
Vedete, qui c'è lo spirito di un mio antenato. Noi non è che siamo facciamo cose brutte con gli spiriti. Mica rinviamo lo zoo, non fa niente. Io sono Dromoka. Se vuoi la pace con me, devi obbligare il tuo clan a rinunciare alla sua cultura degli spiriti. Lo spirito all'interno della gigantesca mazza di Dagatar fa di tutto per dirgli no, non lo fare, no, è sbagliato, no, non lo fare, non lo fare, non sottometterti a Dromoka, ma Dagatar ha più a cuore, giustamente, la salute del suo clan e decide, dice, allora siamo sicuri di questa cosa, me lo giuri? Giuri in giurello, è una promessa. Dagatar afferra la sua gigantesca mazza, prende in mano la sua gigantesca mazza. Quanti doppi sensi possono uscire? Quando sta serata veramente sono piena di doppi sensi. Dagatar afferra, stringe in mano la sua gigantesca mazza e la sbatte con forza contro una roccia. Spaccando effettivamente la testa d'Ambra. Esatto, la sua testa d'Ambra. Spacca la cappella d'Ambra contro un sasso. Pum! La gigantesca mazza va in frantumi e Dagatar. Ed è fantastico sentirtelo narrare, grazie, Simo, grazie. Sì, pensate, ma la lore di Magic senza doppi sensi. Che tristezza. La mazza di Dagatar si rompe quindi, lo spirito cessa di esistere e Dagatar torna al suo clan e annuncia la nuova alleanza con Dromoka. Gli alberi atavici dovranno essere non esattamente eliminati. Mi sembra che nella storia poi gli alberi atavici non vengano eliminati fisicamente. O forse sì, addirittura. Lo spirito torna alla memoria perché ha picchiato contro la roccia, esattamente. Oddio, adesso voglio un attimo vedere una cosa. Can Sì, can fuck, ho scritto. Can fall. Ok, vediamo se trovo da qui. Abdicate l'infermo. Ok, quindi Dagatar di base abdica, lascia il potere a Dromoka, ma non la sua gigantesca mazza. E Dagatar sa benissimo che questo suo gesto potrebbe provocare una guerra civile, non sarà troppo facile accettarlo per molti Abzan, perché di fatto sta imponendo, cioè Dromoka sta distruggendo una cultura, è come se a noi dicessero no, ok, i morti, non puoi più andare al cimitero a visitare i tuoi morti. O comunque qualcosa che ci distrugge completamente. Cioè, come se ci dicessero, non potete mangiare mai più la pasta. Cioè, la pasta fa parte della nostra cultura e noi dice come non posso più mangiarla. Ma da secoli, da quando sono nato, mangio la pasta, mi piace un sacco mangiare la pasta. Mi è molto utile, tra l'altro, perché è una buona dieta e quasi peggio di Putin, esatto. È una dieta molto equilibrata, comunque sono carboidrati, ma c'ha tante cose. No, non devi smettere di mangiare la pasta. E allora fatemi vedere, stavo guardando appunto questa situazione.
Vabbè, non mi interessa in questo momento sapere se Dromoka fa estirpare direttamente proprio gli alberi atavici. Fatto sta che di base gli Abzan non la prendono bene e un gruppo piuttosto numeroso in realtà, guidato dalla signorina Reyan, vediamo un po' se riesco a trovarla. No, sbaglio sempre a scriverla. Eccola qui. L'ultima degli Abzan. Guidati da Reyan, che appunto è verde nera, quindi vuole mantenere le proprie culture. Abbiamo parlato del Mana Verde domenica scorsa. Cosa vuole il Mana Verde? Mantenere lo status quo, mantenere la propria cultura, il proprio essere tutto stabile, tutto deve rimanere uguale. E il nero è l'egoismo, quindi tutto deve rimanere come dico io. Quello che piace a me deve rimanere. Quindi Dagatar, vai a farti fottere, noi facciamo la guerra civile. E Dagatar lo sa benissimo quando rompe la sua mazza contro un sasso, contro una roccia, che Rayan o comunque qualcuno provocherà una guerra civile. Ci sarà una ribellione. Però dice esplicitamente: non sono contento, ma perlomeno coloro che sopravviveranno a questa ribellione, a questa guerra, sopravvivranno, prospereranno, perché non dovranno più fare conti con Dromoka, che altrimenti avrebbe sterminato tutti quanti. L'alternativa era finire, magari sopravvivere anche un altro centinaio di anni, magari anche qualche secolo, perché no? Però in una maniera sempre, con sempre meno risorse, sempre più assediati dai draghi, sempre in una situazione sempre peggiore e senza via di scampo. Prima o poi gli Abzan si sarebbero estinti e quindi tanto vale diventare Dromoka. E a questo punto andiamo a vedere cosa è successo agli Abzan quando sono diventati Dromoka. Il clan Dromoka. Si sente ancora la musica? Spero di sì. Parliamo mica del clan. I Dromoka sono una vera e propria comunità formata da draghi e superstiti del deserto, uniti dalla fedeltà al loro signore dei draghi. Il clan incarna la caratteristica draconica della resistenza. Ok, bene, si sente. E il suo simbolo, evidentemente appropriato, è la scaglia di drago. Ah, giusto, io dovevo cambiare però le immagini. Allora, vediamo un po'. Togliamo la figa e ci mettiamo. Non c'è un'immagine col simbolo di Dromoka? Dai, non c'è un'immagine col simbolo di Dromoka? Dai, che la troviamo, dai, che la troviamo. Questa è Abzan. No, non la trovo, va bene. Mettiamo. Sì, vabbè, così piccola, bene. No, è brutta, 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 brutta. Collected Company. Vediamo un po' se c'ho qualcosa di meglio. Mettiamo questa roba qui. Ma questa non è che sia proprio bella, eh. No, è troppo schiacciata. E fu così che persero 40 minuti per trovare l'immagine giusta. Non
mi convince appieno. Proviamo un'altra, questa già mi piace più. Sì. Tra l'altro notare come le strutture, questa cosa era bellissima in Tarkir, che le terre cambiano in base al periodo storico. Cioè in Fetreforged c'erano delle terre che erano le stesse art di Tarkir, cioè le terre doppie per esempio, le terre Nas. Però, cioè, le terre base del blocco d'archi sono bellissime, esatto, sono stupende. Perché, cioè, vedi proprio il cambiamento Ah, ok, ti è scorpato il video. Sì, sono bellissime, che è proprio il periodo storico e il cambiamento attraverso le terre. È stupenda sta cosa, il flavor più flavor che ci sia. E appunto c'è questa cosa simpatica che prima gli Abzan hanno le loro strutture belle toste, belle massicce, che sono però di forma quadrata, no, trapezoide, diciamo, trapezi. Invece quelle dei Dromoka, siccome i Dromoka volano e sono effettivamente rivolti verso il cielo, mentre gli Abzan hanno questa struttura di piedi ben saldi a terra, e ci difendiamo, i Dromoka sono più, ci espandiamo e saliamo verso il cielo, cresciamo verso il cielo. È bellissima sta cosa, io la adoro veramente. Il clan incarna la caratteristica draconica della resistenza e il suo simbolo, evidentemente appropriato, è la scaglia del drago, di drago. La stessa scaglia è tessuta nell'armatura che indossano in battaglia e che fornisce loro protezione. Marciano a ranghi serrati e combattono con il supporto e la cooperazione dei draghi della stirpe Dromoka. Il rapporto di dipendenza e di famiglia tra i draghi Dromoka e gli altri membri del clan è raro su Tarkir. I draghi sono senza dubbio dominanti, ma riconoscono che gli sforzi e le qualità degli altri siano essenziali per la sopravvivenza del clan. Il clan Dromoka considera la resistenza e l'onore al di sopra di ogni altra cosa. Il loro obiettivo è di vivere una vita duratura e di avere uno scopo nella morte, scopo che sia a vantaggio del loro signore dei draghi. Il signore dei draghi Dromoka. La signora dei draghi, diciamo. Il signore dei draghi Dromoka, la signora dei draghi Dromoka, mi fa schifo dire il signore dei draghi Dromoka. Capisco che in inglese è Dragon Lord, però la signora dei draghi Dromoka è una condottiera in egual misura misericordiosa e autoritaria. Più autoritaria che misericordiosa, a me pare, però. Antica e potente, si è guadagnata ogni palmo del territorio che controlla. In battaglia non esita a scatenare il suo soffio, un raggio di luce bruciante, per disintegrare chiunque si opponga a lei. Grazie a molti anni di sopravvivenza nel severo clima del deserto, ha imparato l'arte della pazienza. Ritiene che gli altri clan inferiori, quindi misericordiosa, misericordiosa, però gli altri clan, vabbè, sono inferiori. Vabbè. Misericordiosa, ricordiamo, eh. Aggettivi per descrivere Dromoka. Autoritaria, antica, potente, resistente, misericordiosa. Ritiene che gli altri clan inferiori avvizziranno e cadranno e che solo chi si trova sotto la sua protezione avrà la forza di sopravvivere. È la mafia, è letteralmente la mafia, Dromoka. Ti fa pagare il pizzo pure Dromoka tra un po'. Cioè, è letteralmente quello, in realtà. Dromoka è coinvolta da vicino nelle faccende del clan. Si aggira frequentemente nel territorio, comunicando con i suoi supervisori draconici e i ranghi più elevati tra i suoi seguaci. Se trova soddisfacente lo stato di un nido, continua il suo tragitto,
Se invece scorge i punti deboli, non li trascura. Se possibile, cerca di correggere la situazione. In caso contrario, risolve il problema divorando i deboli. Lo ripeto, eh? Se possibile, la misericordiosa Dromoka cerca di correggere la situazione. In caso contrario, sempre la stessa misericordiosa Dromoka risolve il problema divorando i deboli. Signora Dromoka, quel tizio lì è caduto, si è fatto male, non riesce a sparare le frecce. Portatelo da me. Gnam! Andiamoci conto. Sei debole? Bene, diventi il cibo per Dromoka. Per carità, almeno c'ha una scusa. Sei debole, diventi cibo. Silungar, la scusa è: mi stai sul cazzo, oggi mi sono girato, mi sono svegliato con le palle girate, le palle che non ho. Vaffanculo, crepa. E Atarca è: ho fame, sei vicino a me. Sei troppo vicino, sei a portata di bocca, ti mangio. Però, insomma, almeno non si definiscono misericordiosi. È quello che, come al solito, è il malabianco, è la cosa che odio di più del malabianco, l'ipocrisia. I valori del clan, onore. I guerrieri del clan Dromoka considerano sopravvivenza e onore sopra ogni altra cosa. L'ideale umanoide è dato da una lunga vita e da una morte con uno scopo, sempre a vantaggio dei draghi, che loro chiamano signori della scaglia. In cambio, i draghi utilizzano la loro superiore forza d'animo e la loro enorme esperienza per proteggere i loro umanoidi dai draghi ostili e dalle altre minacce. Praticamente sono tipo... li trattano come ragazzini. Almeno tra il... cioè, ci rendiamo conto di quanto sia peggiorata la situazione, almeno per... non so poi su per quanti clan, ora non ricordo per quanti clan, però di base, ritorniamo un attimo agli Abzan. Gli Abzan vivevano in fratellanza, tutti facevano parte di una grande struttura, non c'era l'idea di sei debole, devi essere eliminato. Non c'era l'idea di sei protetto da quelli che sono più grandi di te e che però potrebbero distruggerti da un momento all'altro. C'erano alleanze, c'erano sicuramente delle famiglie più potenti delle altre, ma comunque erano delle famiglie che erano... c'era la possibilità di mutazione, di trasformazione, di evoluzione, di cambiamento. Con Dromoka questa possibilità si è persa. Non c'era l'autorità, c'era l'autorità del Khan sicuramente. Anafensa era una Khan autoritaria, l'abbiamo visto prima, comunque era molto tosta. Però non era come Dromoka. Non c'è mai stato. Per carità, ha ucciso il cugino, ha condannato a morte il cugino. Ma il cugino ha cercato di ucciderla, signori miei. Ha di fatto attentato alla vita del Khan. Che doveva fare? Dirgli, dargli una pacca sulle spalle e dirgli vabbè dai, come se non fosse successo niente. La situazione è di gran lunga peggiorata, secondo me, sotto Dromoka. Sono l'unico a pensarla così o anche voi siete d'accordo? Poi ci sono le famiglie, proprio come il drago Dromoka domina sul clan, stava meglio quando stava peggio, esatto. Proprio come il drago Dromoka domina, ma cioè la questione è che draghi di Tarkir in realtà non è una situazione migliore, è semplicemente migliore per Sarkhan. È il sogno bagnato di Sarkhan, ma di fatto il mondo è andato ancora più a puttane. Quando c'erano i canne le guerre arrivavano all'orario. Signora mia, Dagatar ha fatto anche cose buone. I canne hanno fatto anche cose buone. Quindi, cioè, in realtà il draghi di Tarkir è il sogno bagnato di Sarkhan, tutto qui.
non è nient'altro che quello, non è una situazione migliorata, anzi, di gran lunga peggiorata. Proprio come il drago Dromoka domina sul clan, i membri inferiori tra i draghi sono. Cioè, non c'era la questione di inferiori. In fondo, l'Unione Sovietica era meglio degli oligarchi russi. Cioè, la questione è questa qui. Dromoka è la figlia della vignetta con i pochi. Cioè, l'inferiorità esisteva, l'abbiamo visto tutto sotto sotto, latente. Gli Ainok venivano tenuti lontani, ma gli Ainok venivano tenuti lontani. E comunque era appunto molto velata, era molto qualcosa di sotto banco, non era proprio, come dire, non era esattamente non volontaria, era quasi latente, era una sfiducia latente che non era creata appositamente. Non esisteva una cosa di tu sei inferiore a me. C'era una questione di mi stai un po' sul cazzo perché sei diverso, sei un Ainok, però comunque c'era fiducia nei confronti degli Ainok, l'abbiamo visto. Probabilmente era magari invidia quella degli Abzan nei confronti di chi sapeva molto meglio di loro come vivere nel deserto. Non c'era l'idea di una razza di creature superiore alle altre, per definizione palesemente sotto il cielo, sotto il sole, proprio detto chiaro e tondo. I bambini vengono spesso scambiati. No, scusate, ho sbagliato, sono andato avanti. Proprio come il drago Dromoka domina sul clan, i membri inferiori tra i draghi sono a capo di famiglie, nulla di superiore sotto il sole. Gruppi organizzati di guerrieri e di umanoidi, legati da lealtà e protezione invece che da progenitori comuni. Una famiglia è definita dall'associazione un determinato drago Dromoka e la residenza è uno degli enormi nidi del clan. Nonostante siano formati da un insieme di persone non legate tra loro e spesso da diverse specie, queste famiglie hanno una grande importanza nel clan Dromoka. Ainok, umani e aviani si considerano tra loro fratelli e sorelle, aiutandosi a sopravvivere nel severo ambiente del deserto e marciando insieme in difesa dei draghi. Chi va bene, sono tutti belli e allegri, ma è sempre in difesa dei draghi. È tutto in relazione ai draghi, non è in relazione a loro stessi. Gli Abzan lavoravano per loro stessi. Sì, marciavano in difesa di Merek, magari, di Arashin, della Trespolo di Vedetta lì, ma non marciava, ma era tutta roba degli Abzan, non dei draghi. Struttura del clan. In ogni famiglia draconica tutti i figli umanoidi vengono allevati insieme, Ainok, aviani e umani. I bambini vengono spesso scambiati tra famiglie, anche tra un nido e l'altro, allontanandosi dai loro genitori di nascita. Allora, l'Ainok ce l'ho, l'umano ce l'ho, ecco! Quanto lo fai il ragazzino aviano? Se vuoi ti posso dare un Ainok e quattro umani. Ci rientro? Quanto sta l'aviano? Vabbè, dai. Dai, facciamo 5 umani. 5 umani? Dai, andata. Se li scambiano così. A occhi esterni, i Dromoka appaiono come un clan di orfani, ma i membri direbbero che tra loro non c'è alcun orfano. Il clan è l'unica famiglia che conoscono e per loro il clan non muore mai. Questo sistema di scambio rimuove il concetto di eredità per legami di sangue. Ogni umanoide è inizialmente alla pari degli altri e il successo del clan è rigorosamente meritocratico. Voglio vedere. Sono sicuro che sia rigorosamente meritocratico. Sicuramente Dromoka non farà assolutamente figli e figliastri, no. Cioè, non è una questione di eredità.
sicuramente non è che sei il figlio di quello, allora sei importante, però facciamo che è meritocratico, dai, diamogli il beneficio del dubbio. Ogni umanoide, vabbè, gli studenti promettenti riescono a salire di rango, quindi ogni formazione da battaglia Dromoka è comandata da un soldato che si è meritato la posizione attraverso resistenza, coraggio e capacità di comando. Sì, sicuramente diciamo che non esiste nepotismo, quello sicuramente. Protezione draconica, i drachi Dromoka divorano raramente gli umanoidi, raramente, il fatto che li divorino raramente la dice lunga. Questi demoni comunque non è che non li divorano raramente gli umanoidi del loro stesso clan. Al contrario, li proteggono attivamente. I signori della Scaglia partecipano alle sessioni di addestramento militare delle Lidi e si assicurano dei draghi più deboli del loro clan. Alcuni draghi Dromoka permettono addirittura agli umanoidi di utilizzare alcune delle loro scaglie per realizzare armature, offrendo una protezione sia simbolica che pratica. Il draconico, la lingua dei signori. Gli umanoidi Dromoka hanno un contatto più stretto con i loro draghi rispetto alla maggior parte degli altri clan. Ottenendo quindi una conoscenza pratica della rombante parzialmente gestuale lingua draconica. Ah, è rombante, quindi non è tipo Firexian che è... Loro è più... Questo è il massimo di rombante che riesco a fare. Sì, immagino. Tipo la voce di Ravat, un Ravat. Il sommo che parla il draconico è fantastico. No, il sommo che parla Firexiano è la cosa migliore. Adoro il Firexiano, voglio imparare a parlare Firexiano. Scopo della vita. Imparare il fireziano, altro che l'inglese. Io vado a fare il teacher di fireziano ai ragazzini. Allora, bambini, guardate qui. Questa parola significa si pronuncia con affascinato. Che vuol dire? Mi raccomando, vuol dire come stai? Io mi chiamo Geeks. Io mi chiamo che letteralmente sarebbe tipo una serie di K tutte insieme, KX tutte insieme, con qualche vocale in mezzo. Che bello il pirexiano che deve essere. Il draconico quindi è questa cosa. In modo simile, i draghi che operano a stretto contatto con gli umanoidi sono spesso in grado di parlare correttamente il gergo umano. In generale, i draghi parlano agli umanoidi in draconico, gli umanoidi parlano ai draghi in gergo umano e ognuno è in grado di comprendere gli altri. Gli umanoidi di Dromoka sono più portati rispetto ai membri degli altri clan a incorporare i suoni e i movimenti della lingua draconica nel loro modo di parlare. Non sappiamo perché siano più portati, però. Sono più interessati a farlo, magari, chissà. La magia dei clan, del clan. Magia di sopravvivenza. La magia Dromoka si basa sul rafforzamento e sulla protezione dei membri del clan. Indurimento delle armature, non delle mazze, affinatura e guida delle armi e sostegno morale. I chierici del clan Dromoka sono tra i più rinomati guaritori al mondo. Il loro ridotto ma potente arsenale di magia offensiva spesso rispecchia il soffio di luce accecante dei draghi del clan. I soldati Dromoka sono noti per essere guerrieri imbattibili in combattimento.
Magia proibita. La magia ancestrale, una volta praticata dagli antenati degli attuali umanoidi di Dromoka, è proibita dalla Signora dei Draghi in quanto forma di necromanzia. Alcuni rinnegati, noti come coloro che comunicano con gli spiriti, praticano segretamente la magia ancestrale, tenendo traccia clandestinamente delle stirpi umane, in contrasto con la legge di Dromoka. Coloro che comunicano con gli spiriti sussurrano tra loro dell'esistenza, dalle foreste del territorio Dromoka, di alberi atavici, segreti, nei quali si trovano le anime dei progenitori. Tendono a venerare questi alberi, consci che se scoperti non scamperebbero alla morte. E infatti, riapriamo la parentesi, nella realtà dei Khan, no, nella realtà dei draghi, il personaggio di Rajik abbandona Idromoka dopo che Anafensa, che è sempre sua sorella in quel racconto, viene barbaramente, brutalmente massacrata, disintegrata dai raggi laser di un Dromoka. Perché effettivamente nella storia di Tarkir, e proprio questa cosa è canonica, Anafensa perché diventa uno spirito atavico? Perché lei era un'importante generalessa dei Dromoka, ma era legata alle tradizioni degli antichi Amzan. Viene scoperta a fare un rito voodoo praticamente, insieme anche a un altro importante membro della sua famiglia, e comunque importante agli occhi di Dromoka, e per salvare e aiutare questo compagno si prende tutta la colpa e si fa disintegrare dal fottuto Dromoka che gli lancia, non da Dromoka in persona, ma un drago Dromoka che gli lancia un raggio laser in faccia. Quindi nella mia storia, Rajik, che appunto dovrebbe essere il fratello minore di Anafensa, vede questa cosa, ne rimane sconvolto e capisce che i Dromoka sono dei figli di puttana maledetti. E quindi, siccome i Dromoka sono figli di puttana maledetti, parte per un viaggio e va tra i Sidhunmugar, che sono anche loro dei figli di puttana maledetti, ma te lo dicono in faccia, almeno hanno la decenza di dirtelo in faccia, di avvisarti prima. Guarda, noi siamo dei figli di puttana maledetti, non lo nascondiamo, però da noi almeno non ti lanciamo i raggi laser, almeno ti buttiamo l'acido sulla pelle. Beh, ognuno il suo, su. Chiusa parentesi. Combattono. No, scusate. Quindi appunto Anafensa è morta, è diventato lo spirito atavico proprio perché venerava gli alberi atavici ed è stata punita per il suo tradimento. I ruoli nel clan. Signore della Scaglia. Regali, fieri, protettivi, i draghi del clan Dromoka premiano la lealtà con la sicurezza e il tradimento con la morte. La mafia, letteralmente. Sono dominatori e protettori, distanti come signori, come signori da lontani esseri inferiori, ma consci dell'importanza di coloro direttamente sotto di loro nella catena della lealtà. Combattono brutalmente nelle prime linee, insieme ai soldati del clan. Sebbene le loro vite abbiano un valore molto più elevato, i draghi corrono notevoli rischi durante gli scontri con gli altri clan. Tutti i draghi sono venerati, ma i signori della Scaglia sono i più antichi e più fidati della stirpe Dromoka. Quindi alcuni draghi sono più draghi degli altri. Sono più guardie degli altri. Guardie Scaglia. Le Guardie Scaglia sono i membri ordinari della fanteria, una forza pesantemente corazzata che può unire gli scudi e comporre una solida formazione difensiva con grande rapidità. I draghi più draghi, esatto. L'unità d'élite inseriscono scaglie di drago nelle loro armature, mentre le truppe dei combattenti meno importanti utilizzano forme simili alle scaglie, ma in comune è metallo. Elioferi o Elioferi? Come si dicerà? Eliofero o Eliofero? O Eliofero? Stamano può essere Eliofero o può essere Eliopiuma. Oggi è stata piuma, signore. I maghi Dromoka si addestrano nelle arti sia offensive che difensive. I maghi noti come Elioferi incanalano accuratamente il potere del sole in una calda luce,
in grado di guarire le ferite e rinforzare gli spiriti o scatenare un'esplosione di luce bruciante. Gli altri maghi, chiamati maghi delle sabbie, seguono una traduzione di magia originaria degli Ainok, che solleva tempeste di sabbia per proteggere i movimenti delle truppe dell'Omoka o devastare i nemici del clan. Preminenti. I soldati dell'Omoka di massimo rango sono noti come preminenti. Si tratta di veterani esperti di battaglia che hanno partecipato alle guerre contro gli altri clan e sono sopravvissuti. Vengono considerati modelli di perfezione per gli altri umanoidi dell'Omoka. Possono comunicare con i signori della Scaglia e con Dromoka, ricevendo direttamente le scaglie dei drammi per rinforzare le loro armature. Mi sono perso. Architettura del clan. Nidi. Il paesaggio devastato dalle sabbie del territorio Dromoka è interrotto da piramidi capovolte di roccia. Che poi io veramente non so come cazzo le. Come le tiri su le piramidi capovolte? È fisicamente possibile una roba del genere? Suppongo di sì, con le giuste. Dovrei chiedere a mio fratello, che studia architettura, quindi. Queste strutture, interrotte da piramidi capovolte di roccia, queste strutture chiamate nidi hanno lo scopo di offrire oasi e dimore a tutti i membri del clan, draghi e umanoidi. Tra l'altro, fortuna che stanno nel deserto perché se piove è la fine, si allagano, sono piscine, non so piramidi, non so nidi, sono piscine. I rifugi sono aperti nella parte superiore per offrire un accesso più facile ai draghi, mentre le pesanti porte a livello del terreno si aprono solo quando le truppe devono iniziare la loro marcia verso la guerra. Bello quindi, sta quasi tutta la vita a vivere nelle piramidi, bello, nelle piscine. Le spesse pareti e il severo deserto mantengono gli umanoidi Dromoka all'interno, tanto quanto tengono i nemici all'esterno. Nessuno ha comunque alcun interesse ad andarsene. E nel caso, seppure dovessero dimostrare un qualche interesse ad andarsene, probabilmente verrebbero bollati come traditori da questi mafiosi Dromoka. Vedete che adesso troveremo un Dromoka che si è unito alle famiglie di Nuova Capenna, perché è palese che tra mafiosi ci si intenda. Tre spoli mobili. In periodi di guerra, i draghi del clan combattono a fianco degli umanoidi. Per garantire che si presentino in battaglia con tutte le energie, pronti a combattere, i draghi vengono portati in guerra su gigantesche piattaforme mobili trainate da enormi bestie da Soma. Queste piattaforme trasportano anche cibo e acqua per i draghi, che possono riposare o volare, invece di cercare di dare il ritmo alle colonne delle truppe in lento movimento. Loro caratteristici del clan, Arashin e il Grande Nido. Sede di potere fin dai tempi antichi, la città di Arashin è situata in cima a un affioramento sopra il deserto. Intorno alla città si trova il più grande nido nel territorio del clan Dromoka, una struttura gigantesca che estende e fortifica la posizione difensiva naturale della collina. La fortezza è quasi invulnerabile agli attacchi da terra, mentre il cielo è pesantemente pattugliato da draghi e aviani. Dromoka ha il suo trespolo nel Grande Nido, da cui domina la più grande città del suo territorio. Economicamente, politicamente e militarmente, Arashin è il centro del clan. Nido degli Integri. In cima a un pinnacolo roccioso, il Nido degli Integri è l'unico insediamento nelle terre Dromoka che ospiti solo i draghi. I draghi, conosciuti con il nome di Integri, per una serie di motivi non devono lealtà a nessuno e non hanno alcun umanoide sotto la loro protezione. Alcuni hanno ottenuto questo stato a causa di punizioni o circostanze, ma molti vivono nel nido per scelta, semplicemente per la mancanza di interesse nei confronti delle vite degli esseri inferiori. Sebbene siano fanaticamente leali a Dromoka, gli integri rimangono isolati e vivono come i loro antenati.
prima che esiste, vivono come loro antenati prima che esistessero i clan. Sono specializzati nel combattimento contro gli altri draghi su tutto il territorio di Romoka e in alto nei cieli, senza l'aiuto o l'ingombro delle truppe umanoidi. Via del sale. Via del sale. I Drowoki controllano le strade attraverso le lande desolate, tra cui la sempre importante Via del Sale, utilizzata per distribuire gli approvvigionamenti e gli armamenti al nido di Purgir, uno dei centri di Romoka di prima linea per la guerra, che sembra la marca di croccantini per i gatti. Acquista Purgir per il metabolismo del tuo gatto. Oh, e veniamo alla parte finale, ossia i personaggi del clan. Anafensa. Analfensa. In un'altra linea temporale, Anafensa era il Khan, ma nell'attuale presente il signore dei draghi Dromoka ha preso il suo posto. Sebbene non sia una dominatrice ufficiale, Anafensa fu un valido guerriero e un condottiero di talento. Tuttavia, venne giustiziata per la sua venerazione degli antichi alberi atavici, come vi ho detto prima. Gli eserciti di Dromoka raccontano di una figura spettrale dalle sembianze di Anafensa, che combatte al loro fianco e li incita alla battaglia. Coloro che comunicano con gli spiriti dicono che Anafensa abbia conservato la sua anima in un albero atavico, in modo da poter continuare ad aiutare. Finito le bozze del secondo capitolo del flagellone, domani se ho tempo e voglia le leggo e la completo. Dai, è forte, Fao. Coloro che comunicano con gli spiriti dicono che Anafensa abbia conservato la sua anima in un albero atavico, in modo da poter continuare ad aiutare il suo clan anche dopo la morte. Dromoka nega che lo spirito di Anafensa esista, ma rimane sempre in guardia contro gli alberi atavici. Dromoka praticamente pensa che Anafensa sia solo è una negazionista dell'Anafensa, che dentro l'Anafensa ci sia il 5G, per questo ce l'ha con gli alberi atavici, perché sono antenne per il 5G secondo lei. E comunque è anche una negazionista di tutto ciò che di male ha fatto. Adesso ho anche un correttore di bozze di fiducia, quindi la scrittura migliorerà molto. Primo, per i suoi consigli, secondo, perché le manderò ogni capitolo prima di pubblicarlo. Bene, ottimo, ottimo. Bahir Marza. Questo Ainok è un'esperta maga dromoka, maestra della tradizione degli Eleoferi e dei maghi delle sabbie. Tutto fa lei. È in grado di rafforzare i corpi e gli spiriti di centinaia di soldati contemporaneamente, oppure di evocare tempeste di luce e sabbie per ripulire la terra dai nemici del clan. Infine, il comandante Faiso, questo umano è il più giovane soldato dell'attuale generazione a guidare una legione di truppe sotto Dromoka. È un combattente formidabile, Faiso, ma il suo vero genio è nelle strategie e tattiche militari. Grazie alla sua soprannaturale comprensione del combattimento aereo, Faiso ha guidato migliaia di truppe e decine di draghi in 5 campagne vittoriose. Anche i draghi del clan seguono la sua guida strategica, su ordine di Dromoka stessa. È una stella nascente, ma nessuno sa quale potrà essere la sua reazione o quella dei suoi signori, quindi di nuovo la mafia, quando andrà incontro a una sconfitta. Rendiamoci conto che meritocrazia, meritocrazia, però una volta che non sei abbastanza utile alla causa, vieni ammazzato, rischi di venire ammazzato. Fine della guida. Che vi è sembrata? Che ne pensate? Come è andata sta lettura? Sono andato troppo veloce o vi sono. In certi momenti mi sono reso conto di aver accelerato un pochino, però è anche vero che è mezzanotte e 20, quindi.
Vi ricordo, prima di andare a vedere sentire cosa ne pensate, momento pubblicità, momento pubblicità, ricordiamo sempre che se fate la sub o una donata o una donazione, che presto scopriremo come si fanno le donazioni tramite Bits, mi informerò, o su PayPal all'indirizzo ga@live.it, chiocciolive.it, o scrivendo semplicemente donazione qui in chat, punto esclamativo donazione, o punto esclamativo tips, oppure facendo sub, che è gratuita con Amazon Prime, avrete diritto ad una live speciale dedicata al tema che preferite. Una sera ci vediamo e parliamo del tema che scegliete voi. Voi che avete fatto la sub o donazione. Insomma, se sostenete economicamente il canale, in cambio avete questo piccolo premio. 3 ore interamente dedicate a voi. O un'ora e mezza magari a voi, un'ora e mezza all'altra persona, a un'altra persona che ha fatto la sub. Per esempio, sabato scorso, domenica scorsa abbiamo parlato, tra l'altro Simo, vabbè, non perché la devo ricaricare su YouTube, però su Twitch c'è già ricaricata. Sabato scorso abbiamo parlato finalmente di Kerrick. Ho fatto, purtroppo tu non c'eri, Simo, vabbè, però mi sono permesso di approfittare di una serata libera in cui tu, anche se non c'eri, mi sono permesso di parlare dell'argomento che avevi scelto per la sub di 2 mesi fa, quindi Kerrick, appunto. E tra l'altro ti ricordo, Simo, che sia tu che Loremon avete ancora una sub di debito, nel senso sono io in debito con voi di una live, quindi appena avete un argomento me lo chiedete e si organizza. Ah, comunque sì, devo dire che è stata una bella serata, tutto sommato, non mi è dispiaciuta questo format. Forse ecco, volendo avrei potuto fare. Non mi è piaciuto troppo l'introduzione. È mancato un po' forse nell'introduzione, potevo fare meglio. Ci mancherebbe, comunque io sono ancora scioccato dal linguaggio firenziano, giustamente. Potevo fare meglio, appunto, magari sarebbe stato meglio fare introduzione ai Khan, Abzan, introduzione a Fate Reforged, Abzan, introduzione a Draghi di Tarkir, Dromoka. Sarebbe stato forse un po' più wholesome, come dicono in inglese, un po' più preciso forse. Ma ormai è andata così e ce ne sbattiamo il cazzo, perché tanto dalla prossima settimana niente introduzione. Settimana prossima quindi andremo a scoprire la storia dei Jeskai e che poi sono diventati Ajutai. Mi ha ricordato quando ricominciai a giocare c'era appunto Khans of Tarkir. Tarkir, devo dire che a me non è mai dispiaciuta come espansione, anzi, mi ha sempre affascinato molto questo mondo, questo luogo, questo. Non quanto Alara, chiaramente, perché Alara è, capirai, Alara. Però Tarkir è sempre stato interessante. Nelle sue fazioni, nel suo. Quanto hanno scavato a fondo comunque nelle fazioni. E quanto riesce ad essere differente a modo suo. Ogni fazione. E poi vabbè, era il periodo in cui Innistrad stava crescendo e aveva trovato la sua strada, quindi 2014-2015 lo ricordo come un bel periodo in generale per il gruppo e quindi anche la mia vita. Dopo un 2013 un po' così, il 2014, perché in realtà il 2014 si è aperto con un incidente in macchina, con il mio primo e unico incidente in macchina. Quindi
in cui però ne sono uscito illeso, grazie a Erebos. Però non siamo qui per parlare di me e dei miei ricordi. Però Tarkir, devo dire, è sempre stata molto piacevole. La ricordo con piacere come espansione, ecco. Sì, per fortuna, se no non sarei neanche qui a raccontare. In realtà sono risorto come Lich. Il mio spirito è legato alla sedia atavica, che però ho comprato dopo, effettivamente, perché questa sedia ha 2 o 3 anni. No, sono Lich, Dio mio! No! Per chi non capisse la citazione, quando abbiamo parlato di Josu Bess, Josu, questo è Josu che si lamenta di essere diventato un Lich. No, sono diventato un Lich! Come farò adesso? Come soffro nell'essere un Lich, un essere immortale che non soffre la fame e la sete, che non può morire da nessuna ferita, che potrebbe aiutare per vivere per l'eternità e aiutare altre povere persone, ma no, piuttosto facciamo una strage di chiunque mi si ponga davanti. Sono un Lich. Sono Josu, soffro tanto, ma vaffanculo Josu. E vabbè, anche questa è stata fatta. Però comunque, meglio dell'orco Khan. Io direi che il top della serata l'abbiamo raggiunto con l'orco Khan, sinceramente. L'orco Khan di Mardu, Zurgo. Orco Khan? Zurgo orco Khan? Sei Veneto? Non so perché mi viene in mente il Veneto se penso all'Orco Khan. Anche non con la mazza, anche la mazza effettivamente è stata un punto molto alto di questa serata. Devo dire che ce ne sono stati di punti alti, eh. Ci sono stati parecchi punti piuttosto alti di questa serata. La mazza è stata effettivamente qualcosa di. Diciamo, c'è stato quel quarto d'ora di delirio completo che è stato molto bello, è stato molto divertente. Tra lingua firexiana e draconica, mazze, orchi can e cose varie, è stato veramente divertente. Vabbè ragazzuoli, io direi che l'argomento l'abbiamo sviscerato. Non vedo il buon Loremon in chat, che di solito è sempre pronto con le sue domande, quindi di solito ci tiene un po' più, porta avanti le live il buon Loremon con le sue domande e le sue idee, le sue speculazioni, che appunto ci porta verso orizzonti incredibili e spesso interessantissimi, idee, quindi discussioni anche di mezz'ore. Quindi io direi che stasera possiamo chiuderla qui perché l'argomento l'abbiamo sviscerato. Ci vediamo domani per parlare della live speciale su Saga di Urza, per parlare un attimo di Planeswalker e di Time Streams, quindi parleremo ancora di Kerrick Simo, argomento top, e vediamo poi se avanza del tempo cominciamo anche la lettura dei fumetti. Che comunque, piccola nota a margine, poi chiudiamo, parentesi brevissima, i fumetti di Magic sono, quelli di Era Glaciale sono stranissimi. Ma anche quelli di saga di, cioè, quelli della Guerra dei Fratelli. Guerra dei Fratelli e Guerra dell'Era Glaciale, in quei fumetti è stranissimo perché è un mondo fantasy, ma quasi fantascientifico. È qualcosa che Magic poi è andato verso una sua direzione estremamente differente, ma ha queste cose stranissime che sembra veramente un popolo super avanzato, ma che usa la magia.
È veramente affascinante il mondo che erano riusciti a creare all'armata. Molto molto affascinante. E con questo chiuso parentesi, ci vediamo domani per parlare di Urzetto, il signor Urza. E basta, se ci sei Simo è ancora più un piacere, se no comunque ti invito a recuperare comunque poi appena la ricaricherò oppure già su Twitch la live di domenica scorsa, perché lì abbiamo parlato bene di Curric per la prima oretta e poi siamo passati al Manaverde per Riello. Riello invece io ti prometto che mi informerò al più presto. Spero di riuscire entro domani. Dovrei riuscire a scoprire di più su questi dannati Beats. E speriamo di riuscire a trovare una soluzione, ecco. Per il resto, se non nel caso, nel peggiore dei casi, vedi che Simo, grazie a te ancora per il sostegno, figurati, e per la presenza, soprattutto, per la compagnia. Quindi appunto, Mariello, sapete, mi informerò, nel caso peggiore di tutti, fai una ricarica poste pay. No, perché 3 euro, 2 euro e pagare 1 euro di ricarica forse non è il caso. Però ecco, nel senso, una soluzione nel peggiore dei casi si trova e magari vediamo anche di capire un attimo. Io dal canto mio però prometto che mi impegnerò a scoprire come usare questi dannati bits, come si fa. Ok. Detto questo, di nuovo Necronotte, ci vediamo domani. E grazie a tutti, grazie mille infinite per la compagnia, grazie infinite ancora a Giovanni 0101 che è diventato follower proprio stasera e che ho già invitato a entrare, gli ho fatto lo spammino. Detto ciò, ci vediamo domani. Per l'ennesima volta. Bye bye, Necronotte.